salve, il primo argomento che trattiamo è il pronome soggetto, la forma prima di tutto. I, you, he, she, it, we, you and they. Come possiamo notare, he, she, it, terza persona singolare, sono tre forme, ovvero maschile, femminile, neutro. La grossa differenza con l'italiano, se vogliamo fare una differenza, è la presenza del pronome neutro, che viene utilizzato per riferirsi a oggetti inanimati o animali, non gli animali domestici, perché gli animali domestici vengono generalmente appellati utilizzando il pronome personale he o she, proprio perché diamo vita a qualcuno che appartiene effettivamente alla nostra famiglia. I pronomi personali, dunque dicevamo I, io, you, tu, he, she, it, egli, ella, esso, we, noi, you, voi, they, essi. In inglese non esiste la forma di cortesia lei, loro che utilizziamo in italiano, ma si utilizzerà molto più semplicemente you, sia per il singolare che per il plurale, perché sono identici. Altro particolare è che in inglese il soggetto è sempre espresso, sia nel caso in cui è un soggetto pronome, sia appunto perché se è un soggetto, un oggetto, un sostantivo.